psoriasi è tra le patologie diagnosticate dal dermatologo una delle più frequenti. È una patologia che, secondo Feldman, è una patologia cronica che incide gravemente sulla qualità della vita dei pazienti, incluso il lavoro, la famiglia, i rapporti sessuali e la psiche. Teniamo conto che la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che ha conseguenze importanti sulla percezione dell'immagine corporea, le relazioni sociali, ma soprattutto la qualità della vita di questi pazienti. Tant'è vero che viene considerata una malattia segreta. Perché? Perché il paziente tende a coprire le sue lesioni per paura di preconcetti e atteggiamenti discriminatori. Infatti il 57% della popolazione normale che non ha la patologia la considera malattia contagiosa. Tutte le parti del corpo possono essere colpite, la regione gomiti, le ginocchia, le superfici estensorie degli arti, la regione lombosacrale, il cuoio capelluto, la regione palmoplantare, le unghie, i genitali. È una malattia autoimmunitaria a trasmissione genica che determina la formazione sulla superficie cutanea di chiazze infiammate con formazioni crostose, quindi con squame, e ha un andamento cronico, tende a riacutizzare, a ritornare e ha talvolta anche periodi di remissione completa. Ce ne sono tante forme, non sono tutte uguali. Partiamo da una psoriasi a placche, che è la forma più comune, detta anche volgare perché è quella più frequente, l'80%, la guttata, che è soprattutto frequente nelle persone molto giovani, nei bambini, ed è legata a un'infezione da streptococco beta hemolyticum come causa stressante. Abbiamo la pustolosa, che interessa le regioni palmoplantari, la psoriasi delle pieghe e la psoriasi eritrodermica, che è la forma più pericolosa perché è quella dove manca la pelle, perde la sua funzione protettiva. E poi grave l'artropatia. Nel determinare la malattia ci sono sia fattori di natura genetica sia di natura ambientale. La genetica purtroppo non la possiamo modificare. Invece, per quanto riguarda la ambientale, sappiamo che sono delle cause modificabili, quindi fumo di sigaretta, l'aumento del peso corporeo, i traumi fisici ripetuti, alcuni farmaci, per esempio i farmaci per l'ipertensione, come il sale di litio, come i beta bloccanti, possono creare la ricomparsa della patologia. Costituisce nella popolazione mondiale il 3-4%, in Italia il 3%, ma sappiamo da alcune casistiche attuali che addirittura l'incidenza è del 5% e quindi ha grande importanza per la collettività. Le fasce di età sono dall'età infantile fino all'età adulta e si è visto e si è evidenziato da studi americani attuali che la incidenza di questa malattia addirittura si è raddoppiata dal 1970 a tutt'oggi. Può colpire i bambini. Bambini che dal 2-3% possono essere della popolazione sana può essere colpita da questa patologia, e diciamo che nei bambini soprattutto vengono interessate tutte le zone, oltre, dicevo prima, le zone guttate, ma possono essere interessati i gomiti, quelle che sono le stesse zone dei pazienti adulti. E purtroppo è stato visto da studi recenti che anche l'incidenza nel bambino è aumentata del 33%. Noi possiamo dire come criterio che il 3% se ne ammala anche quando entrambi i genitori non abbiano la patologia, il 15% se un genitore ha la patologia, e addirittura questo valore sarà al 40% se entrambi i genitori presentano questa malattia. Non riguarda solo la pelle, può avere dei tratti in comuni genetici con altri disturbi, per esempio l'artrite, la malattia di Crohn, le cardiopatie, il diabete, il cancro, la depressione, l'aumento del BMI. Quindi per una malattia così cronica dobbiamo pensare a una terapia che sia da utilizzare a lungo termine e che non dia effetti collaterali avversi.
partiamo dalle forme più semplici con l'utilizzo di pomate, creme, emollienti fino ad un utilizzo dei farmaci sistemici. Nelle forme più complesse possiamo utilizzare la fototerapia, i farmaci sistemici e nelle forme più gravi la ciclosporina, il metotrexate e l'associazione di questi farmaci. Però anche la terapia è legata a quella che è la condizione del paziente, ma anche all'età, al sesso, al tipo di psoriasi, alla sede, se il paziente già ha fatto dei trattamenti e se sono associate delle patologie, altre malattie. Quindi, laddove ci sia una resistenza all'utilizzo dei farmaci sistemici convenzionali e ci sia necessità, oppure possiamo avere delle situazioni in cui i pazienti abbiano sviluppato degli effetti collaterali alle comuni terapie sistemiche, nascono i cosiddetti farmaci biologici. Farmaci biologici che hanno una peculiarità. Sono dei farmaci che nascono in laboratorio, sono dei farmaci i quali hanno come estremamente sono farmaci selettivi, in quanto puntano a colpire una singola struttura, quindi possono colpire un recettore, una proteina, una parte del DNA e quindi in modo preciso, attento, e quindi anche non solo la risposta e l'efficacia del farmaco, ma anche gli effetti avversi sono ridotti qualora naturalmente il paziente sia stato stadiato e abbia l'indicazione all'utilizzo di questi farmaci. Ed è questo il principio che nasce nel 2005 con un progetto importantissimo in Italia, che è il progetto PsoCare, quindi che tiene conto dei meccanismi di azione differenti dei vari farmaci biologici, della sicurezza e dell'efficacia. Abbiamo l'etanercept, l'infliximab, l'adalimumab, il golimumab, che sono anti-TNA-alfa. E poi nasce un nuovo farmaco, che è l'ustekinumab, che ha un anticorpo monoclonale che ha un meccanismo totalmente diverso. È necessario che sia quindi efficace, sicuro e tollerabile. E quindi il paziente che viene avviato a terapia biologica, molte volte ci viene chiesto perché un paziente sì, l'altro no, le condizioni le abbiamo dette poc'anzi, però è importante che faccia uno screening ed è importante che solo chi veramente eleggibile possa raggiungere questo tipo di terapia. Diciamo sotto il profilo della sicurezza sono farmaci che hanno lo stesso profilo e gli stessi effetti collaterali che sono già stati studiati nei pazienti con artrite reumatoide, si usano gli stessi farmaci e i dati attuali indicano che il profilo di sicurezza dei prodotti biologici è molto simile a lungo termine a quello dei farmaci sistemici tradizionali come il metotrexate e la ciclosporina. È un paziente che è arrivato alla nostra osservazione nel mese di agosto, totalmente coperto, quando si è svestito presentava un quadro che ci ha lasciato estremamente allibiti. Aveva lesioni su tutto quanto il corpo, aveva utilizzato quindi in anamnesi, abbiamo raccolto la sua anamnesi, aveva utilizzato all'inizio terapie topiche, quindi pomate, creme, emollienti, era poi passato a terapie sistemiche con metotrexate, ciclosporina, retinoidi, ma poi purtroppo era stato costretto a sospenderli perché aveva una lipemia alta, perché era iperteso e quindi era ritornato in uno stato veramente terribile da un punto di vista cutaneo. A tutto questo aggiungiamo lo stato di depressione di questo paziente giovane, 35 anni, per cui immediatamente una volta stadiato e studiato che fosse eleggibile per l'utilizzo di farmaci biologici, abbiamo scelto quello che era adatto al paziente, perché attenzione, la terapia deve essere mirata al paziente e deve essere responsabile di quella che è il quadro patologico delle altre patologie che sono presenti nel paziente stesso. A distanza di solo 4 settimane il paziente si presenta nello stato in cui vediamo totalmente pulito. Dalla psoriasi diciamo che si può guarire, tra virgolette.
Abbiamo detto prima, è una malattia genetica, quindi la genetica non è modificabile, ma noi abbiamo con l'utilizzo della terapia sistemica, soprattutto della terapia sistemica e soprattutto l'utilizzo dei nuovi farmaci, farmaci biologici, mirati a quelli che sono i meccanismi d'azione di questa patologia, andare a bloccare quello che è il meccanismo infiammatorio a cascata e quindi fare in modo che non solo la malattia non progredisca, ma addirittura abbiamo veramente dei periodi di grossa remissione. Effettivamente l'80% dei pazienti affetti da psoriasi ha un grande beneficio dall'utilizzo non del sole, della terapia eliomarina. Quindi veramente ha dei grossi benefici, però purtroppo noi non dimentichiamo gli effetti Kebner. Un paziente che si espone in maniera eccessiva in orari non previsti, non idonei, ad esempio dalle 12 alle 16, che cosa produce sulla sua pelle? Un tale trauma che addirittura, invece di avere un effetto benefico, abbiamo addirittura una riacutizzazione della patologia. Quindi consigliare sì l'esposizione solare e la cura eliomarina, ma in orari protetti, con farmaci e soprattutto con fotoprotezione, con prodotti specifici. Questo è fondamentale. Altrimenti rischiamo di non solo creare, uno stato di ansia ulteriore al paziente già stressato, ma addirittura gli creiamo un vero danno e gli creiamo un danno se non gli consigliamo bene come comportarsi dalla esposizione del sole stesso. Purtroppo l'Italia è fatta di tante regioni, ogni regione ha creato un suo decreto nei confronti di questa patologia, si comporta diversamente. Abbiamo delle regioni le quali sono state più sensibili e quindi si sono applicate maggiormente, hanno dato maggiori contributi e maggiore aiuto a questi pazienti. Oltretutto abbiamo parlato di un'incidenza del 5% anche di questa malattia in Italia. Poi vedremo i dati dell'Opsocare che verranno poi pubblicati a breve. Ma sicuramente ci sono tanti pazienti anche misconosciuti, ci sono pazienti a cui non è mai stata fatta la diagnosi e quindi sono pazienti che comunque hanno il problema. Le regioni, le ASL non sono in grado molte volte di poter conferire quello che è l'aiuto che questi pazienti si aspettano, ma veramente è stato di un grosso significato questo progetto PsoCare che è stato voluto e coadiuvato dall'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che costituisce una grossa garanzia sia per noi sia per i pazienti, ci ha consentito di far conoscere il problema. E 154 pazienti distribuiti in 154 centri distribuiti nelle varie regioni italiane hanno fatto in modo che il paziente, senza doversi spostare al nord o al sud, potesse accedere al centro a lui più vicino e quindi sicuramente questo è servito di grande sostegno e di conoscenza al paziente, di conoscenza sulla opinione pubblica che conoscesse questa malattia e non la considerasse una patologia infettiva, ma dall'altra parte ha fatto capire alle istituzioni quanto sia importante dare un sostegno anche economico a questi pazienti. Vediamo quanto costano anche le stesse pomate, noi parliamo dei farmaci biologici con dei costi molto elevati, ma pensiamo a quante pomate un paziente riesce talvolta in maniera spasmodica e compulsiva a mettere sulla sua pelle. Un paziente che si vede su per giù pulito, fra virgolette, cosa fa? Continua a mettere e a porre tante di quelle pomate fino ad arrivare a dei veri e propri caching, quindi ad avere dei grossi danni, perché il cortisone si assorbe, attrae un grande amico, ma è anche un gran nemico, è utilizzato in quantitativi esorbitanti, viene assorbito attraverso la cute per via transcutanea, producendoci dei danni enormi anche al cortico sul rete.